Ciao ragazzi, allora, oggi affrontiamo insieme il discorso del tethered shooting, che detto così sembra una roba da fighi, ma in realtà è semplicemente prendere una macchina fotografica, attaccarle un cavo USB e quando si scattano le foto vederle direttamente sul computer, ok? Allora, premessa di tutto ciò, perché ogni tanto uno dovrebbe scattare in tethered? Io non so qual è il termine italiano, lo sapete, alla fine guardo tanti video in inglese, anche il software, come vedrete adesso useremo Lightroom, lo uso in inglese, quindi insomma permettetemi questo termine, diciamo acquisizione delle foto al computer, ok, tethered, scattiamo tethered. Allora, perché uno dovrebbe scattare tethered? Perché tante volte quando facciamo delle foto, soprattutto in studio, all'aperto c'è qualche super pro che lo fa perché per carità sono ricchi, si possono permettere gente che gli porta dietro il computer, lo attacca, eccetera, però quasi sempre all'aperto poi ci si affida allo schermino della macchina fotografica. Ma in studio chiunque di noi, o comunque quando facciamo le foto in casa, chiunque di noi può scattare tethered perché è veramente facile da fare e permette di vedere le proprie foto per prima cosa su uno schermo molto più grande, perché può essere quello di un portatile. Come vedete in questo momento ho lasciato spento l'ISO sopra, quindi in maniera tale che facciamo la classica situazione in cui scattiamo con solo un portatile appoggiato sul tavolino. Nel mio caso è un 16 pollici, però ovviamente qualsiasi dimensione maggiore dello schermino della macchina fotografica è la benvenuta. Dicevo, però ovviamente si può fare con qualsiasi tipologia di schermo. In questo momento ho voluto ricreare la situazione proprio standard che in cui scattiamo attaccati semplicemente a un portatile. Vi dicevo, è utile perché riusciamo a vedere per prima cosa molto più in grande la nostra foto e quindi abbiamo una percezione migliore se è a fuoco, non è a fuoco. Comunque in generale quando vediamo una foto più grande chiaramente è meglio, questo è poco ma sicuro, lo sapete tutti, quando le vediamo sullo schermino è una cosa, quando le scarichiamo a computer è totalmente un'altra. Però può anche essere utile per un altro discorso, ovvero per applicare già un effetto alla nostra foto, cioè applicare già una post-produzione sommaria perché abbiamo già perfettamente in testa come dovrà essere fatta la foto, magari la vogliamo in bianco e nero con contrasto alto, la vogliamo a colori ma con quel set di colori che io riesco a ricreare in Lightroom ma ovviamente poi non sono in grado di ricreare sulla macchina fotografica, ok. Anche quello è una cosa molto molto utile, d'accordo? Perché ci permette di scattare nel momento in cui la foto viene scaricata dalla macchina fotografica sul computer, a quel punto vediamo già l'effetto applicato, quindi senza stare ad applicarlo abbiamo già un'idea di come verrà. Poi è chiaro che successivamente dovremo sistemarla meglio, eccetera, ma abbiamo già un'idea di come verrebbe la foto con quel, chiamiamola, con quell'effetto, con quella post-produzione sommaria già fatta su Lightroom, ok? Detto ciò, bene, abbiamo capito quali sono i vantaggi dello scattare tethered, quindi capite che è tanta roba se si può scattare tethered. Infatti quando facciamo le foto, chiamiamole in studio, io lo consiglio assolutamente a tutti, perché se si ha un computer a portata di mano, a quel punto basta dotarci di un cavo, adesso affrontiamo l'argomento cavi che è un po' delicato, e a quel punto si possono vedere le foto in maniera molto più grande con magari già una post-produzione applicata, eccetera. All'aperto capite che portarsi il cavo, il computer soprattutto, dove lo appoggio, ci va un tavolino montabile al momento, insomma all'aperto è un po' una cosa veramente da fighetti, mettiamola così. Non ho mai visto nessuno farlo se non appunto alcuni super pro nei video su YouTube, non lo so, la Lindsay Adler o roba del genere, però è gente che dietro ha uno stuolo di aiutanti, c'è quello che si dedica al computer e quindi porta, che ne so, l'affare per appoggiarlo sopra, ci mette il computer, lo attacca, poi di solito quei tavolini lì sono anche fatti in maniera tale che il computer lo si può legare, ok? Perché ovviamente nel momento in cui abbiamo un cavo attaccato a un computer è anche facile che ci portiamo via il computer stesso tirando con la macchina fotografica. Questo è un argomento tra l'altro che importa anche in studio, perché se abbiamo un cavo che non è tanto lungo è molto rischioso per il fatto che possiamo effettivamente col cavo portarci via il computer perché ci avviciniamo un po' alla persona che stiamo fotografando
e a quel punto vram, ci tiriamo via il computer con il danno che segue. Quindi se avete a disposizione una maniera per bloccare il computer, che di solito consiste in due nastri che lo legano o una persona che lo tiene fisicamente se avete un assistente, insomma, di solito è meglio, altrimenti bisogna fare molta attenzione e comprare il cavo più lungo possibile e soprattutto fare una prova. Cioè, io di solito, se non ho qualcosa che mi può tenere il computer attaccato, a quel punto, per evitare di buttarlo per terra, cerco di stabilire qual è la distanza massima a cui mi posso spostare in maniera tale da evitare di portarmi via il computer, e se posso me la segno per terra con un pezzo di scotch, qualcosa del genere, così so che non devo andare più lontano di quello. Oppure cerco di ricordarmela, però occhio per questa cosa qua, perché effettivamente il rischio è elevato. E una volta ho rischiato veramente tantissimo io, perché nel fare le foto, tra l'altro quelle del libro, ho fatto tutto tethered e stavo per portarmi via esattamente questo, stavo per portarmi via il Mac, perché nella foga di scattare eccetera era il momento, così me lo stavo portando via. Per fortuna non è caduto, l'ho solo spostato un attimo e insomma l'abbiamo salvato, ok? Però il rischio è sempre dietro l'angolo. Detto questo, affrontiamo l'argomento cavi. Allora, per prima cosa bisognerà vedere la propria macchina fotografica che tipo di attacco ha. Allora, in questo caso ad esempio la R6 ha l'attacco USB Type-C, spero che lo possa prendere, no, prenderà la mia faccia, ok, all'USB Type-C. Quindi ci andrà un cavo che sia da una parte USB Type-C e poi dall'altra, anche lì bisogna vedere il computer che attacco ha. Il mio computer ha l'attacco USB Type-C, quindi ci andrà un cavo USB Type-C. Allora, io, per essere tranquillo, ho preso questo cavo qua, che è quello della Tether Tools. Lo trovate proprio come, cioè, li fanno con tutti gli attacchi possibili e immaginabili. In questo caso l'ho preso con attacco da una parte USB Type-C, dall'altra parte pure. Ma la Tether Tools, contando che fa cose veramente solo per scattare tethered, come dice il nome stesso, li produce con tutti gli attacchi possibili. Cioè, da qua magari abbiamo l'USB normale, quello vecchio, il Type A mi sembra che si chiami, dall'altra il Type C, oppure da qua il Type A e di là il tipo USB mini, insomma, perché ovviamente le combinazioni sono tante. Allora, qual è il problema del cavo Tether Tools? Il cavo Tether Tools costa una tuonata, ok? Adesso non mi ricordo sinceramente, ma così a memoria, questo qua mi era costato la bellezza di 50 euro, ok, che sono tantissimi per un cavo, lo so benissimo, però è super affidabile, è fatto per questo lavoro qua, e in più la Tether Tools ha questa cosa che in studio effettivamente è utile, cioè li produce i cavi con questo colore arancio che sono visibili. Perché? Perché può capitare effettivamente che se si compra un cavo che funziona altrettanto bene di una marca tal dei tali, che per carità andrà benissimo uguale, non essendo arancio rischiamo che o noi o un assistente o la modella si inciampi sullo stesso, col risultato che porta via tutto, macchina fotografica, computer, tutto quello che c'è da fare. Il cavo arancio effettivamente da questo punto di vista aiuta tanto tanto, quindi ho detto va a sto giro, tanto il cavo è un cavo che compro una volta sola, mi servirà per tutte le macchine fotografiche, perché la R al Type-C, la R6 al Type-C, i computer ormai avranno tutti il Type-C, diciamo che per un bel po' questo cavo mi aiuterà, pertanto non mi sembrava assolutamente il caso di prenderne uno magari per risparmiare qualcosa. Però questa è una mia scelta, ok? Capisco benissimo che qualcuno di voi dica no, io 50 euro per un cavo non li spenderò mai. Poi, ripeto, non mi ricordo quanto costava, ma 40-50 di sicuro. Magari qualcuno dice io non spenderò mai così tanto per un cavo, e allora esistono assolutamente delle alternative. Vi faccio vedere cosa usavo prima sulla 6D, che vi faccio vedere qua. Allora, la 6D, la cara vecchia 6D, essendo un progetto ovviamente vecchio, ha un tipo di attacco che è, vediamo se lo prende, ok, è un USB mini, però qua, allora, sull'USB, come sapete, ci sono 40 miliardi di standard, c'è l'USB mini, quello panciuto, c'è quello piatto, c'è quello, adesso qualcuno dirà se non sai neanche i nomi, cioè per me sono piccoli, USB mini, ok, poi c'è USB mini 1, 2, 3, quello che è, ok? E dicevo,
Al tempo avevo fatto questa soluzione qua, ve la faccio vedere perché comunque funziona tuttora. Avevo preso il cavo, quello che ti davano insieme alla 6D, quindi il classico cavo che si usa per scaricare le foto se uno non ha il lettore di card. E poi l'avevo attaccato a questo cavo qua, che però, come vedete, è un cavo USB normalissimo, ma da questa parte qua ha una specie di chip, ok? Ha una roba che riesce a trasportarmi il segnale lungo tutto il cavo. So che avevo faticato a trovare questo, si chiamava un cavo attivo, ok? Ecco, probabilmente anche adesso, se uno lo cerca per un cavo, magari anche solo USB Type-C per la propria macchina fotografica, fate attenzione che sia attivo, perché non basta che il cavo sia lungo. Perché all'inizio ne avevo comprato uno USB lungo, bellissimo, 5 metri, quel che l'era, e niente, non dava segni di vita. Perché? Perché ci andava un cavo attivo. Ora, io non sono esperto di questa materia, so che al tempo avevo capito che la parola magica per trovare il cavo giusto era cavo attivo, avevo trovato questo affare della Exaggerate che permetteva di, diciamo, far passare comunque il segnale attraverso tutta questa lunghezza di cavo. Risultato, alla fine mi ero comprato questo, che di nuovo non era costato poco, era costato anche parecchio, e ci avevo attaccato il cavo che davano insieme alla 6D e ha sempre funzionato, ok? Ora qual è il problema? Chiaramente che di nuovo ha questo attacco qua, che è l'USB classico, e adesso dovrei metterci la riduzione per farla andare con l'USB Type-C. Oggi ho dato che il Mac ha il Type-C, per metterci il Type-C. L'ho già provato con l'adattatore, funziona benissimo, ok? Perché poi ogni volta che uno attacca qualcosa hai sempre paura che continuerà a funzionare, continuerà a non funzionare, non lo sappiamo, perché ogni adattatore che c'è di mezzo è un casino. Quindi ve l'ho fatto vedere, ma oggi non lo useremo. Oggi useremo questo qua. Di nuovo, per evitare di fare casini, ho detto, sentite, questo qua so che funziona, perché la Tether Tools fa solo roba per scattare tethered, tra l'altro crea anche degli affari per evitare che il cavo si stacchi dalla macchina fotografica, cioè crea dei tavolini apposta per metterci il computer sopra, fanno quello di lavoro, ok? Ho detto, questo so che funziona, mi serve, perché tutte le volte che faccio uno scatto, chiamiamolo in studio, cerco di usarlo perché vedo meglio quello che faccio. Spendiamo sti soldi, almeno sono tranquillo, e in più è arancio, che come vi ho detto aiuta parecchio. Dopo tutto questo mega pippone su cavi e non cavi, e non vi linkerò qua sotto dei cavi che potrebbero andare bene spendendo meno, perché non testandoli non ho la più pallida idea. Vi dico solo questo: non è detto che un cavo lungo funzioni lo stesso. Deve essere lungo, ma deve portare anche in qualche maniera il segnale. Al tempo, per quello della 6D, avevo trovato che la parola magica era un cavo attivo. Questo non ne ho idea di cosa bisognerebbe cercare su Amazon per avere un cavo lungo che costi poco e che porti il segnale. Magari con la nuova tecnologia, con l'USB Type-C, qualsiasi cavo va bene. Non ne ho la più pallida idea, vi dico solo, con questo funziona, e quindi a me tanto bastava. Bene, detto ciò, a sto punto passiamo a Lightroom, perché io utilizzo Lightroom. Adesso mi vedrete al computer, anzi vedrete la schermata di Lightroom, e vediamo subito come funziona. Ovviamente è una stupidaggine, collego il cavetto alla macchina fotografica, collego l'altra estremità del cavetto, adesso lo faccio qua, collego l'altra estremità del cavetto al Mac, però ovviamente funziona anche su PC, accendo la macchina fotografica, e adesso passiamo su Lightroom. Allora, come vedete su Lightroom ho creato un progetto, un catalogo che io utilizzo sempre, che si chiama Tethered Shoot, ok? Un catalogo vuoto dove, quando è il momento, lo uso per fare le foto con lo scatto tethered, ok? Per fare questo è molto semplice, come vedete è tutto in inglese, ma ve l'ho detto, lo sapete già, perché a me piace utilizzare i software in inglese, perché almeno quando poi seguo dei tutorial so dove andare a cliccare senza cercare la traduzione magari fatta male in italiano, ok? Detto questo, quindi basterà fare File, Tether Capture, Start Tether Capture. Immagino che in italiano sia qualcosa tipo comincia acquisizione guidata, non lo so. Allora, la prima cosa lui ci chiede
come vogliamo chiamare la cartellina, quella dove mettiamo le foto, ok? Dove andranno a finire le foto. E qua ovviamente l'ho chiamata test, così, un nome super facile. Poi, qua ci chiede come vogliamo nominare il file. Vogliamo utilizzare un nome personalizzato? Vogliamo utilizzare la data? Vogliamo utilizzare il nome del file stesso? Come vogliamo? A me, però è una scelta personale, ognuno ovviamente sceglie quello che piace di più a lui, a me piace fare un session name sequence, cioè so che il file avrà il nome della sessione, quindi test, e un numero consecutivo. Ora, da che numero partire lo si mette qui, quindi a questo punto metterò 1 e quindi lui inizierà con la prima foto che sarà test 1, d'accordo? Qua ci chiede dove devono andare a finire le foto, ovviamente le andiamo a far finire sul Mac, e se vogliamo aggiungere dei metadati, ok? O delle keywords, va bene, ma quella insomma è roba che in questo momento non ci interessa. Facciamo ok. E a questo punto, se il cavo funziona, come vedete, vi individua la macchina fotografica, vi dice shutter, quindi la velocità, il tempo di scatto, il diaframma, l'ISO e il white balance. E poi qua possiamo scegliere che stile dare alle foto. Per ora diamogli none, cioè nessuno. Bene, detto ciò, possiamo fare le foto in varie maniere. Quindi, o prendere la macchina fotografica e fotografare... Ok, faccio una foto qua così, d'accordo? Ho messo a fuoco sotto, ma non me ne frega assolutamente niente, è solo per farvi vedere. Allora, quindi, o faccio la foto dalla macchina fotografica e come vedete a questo punto il download è immediato, d'accordo? Va a finire immediatamente dentro, quindi ci troviamo il file che come vedete è un test 001.cr3. Ok, è proprio il file di Canon. Oppure possiamo scattare la foto pigiando questo tasto qua. Vabbè, non metterà a fuoco niente. Vediamo, anzi, gli faccio mettere. Vediamo lì, vedrete la scritta My Book. Ok, possiamo fare così e acquisisce un'altra foto, d'accordo, senza tanti problemi. Oppure possiamo addirittura vedere cosa sta inquadrando la macchina fotografica schiacciando live. Ok. Ora, il live ovviamente non è super rapido nella risposta, però se mai servisse, se abbiamo la macchina fotografica situata in un punto distante da noi, quindi il tether capture non è una comodità per vedere lo scatto più grande, ma perché fisicamente abbiamo la macchina fotografica in alto e quindi non possiamo andarla a sistemare, eccetera, con quello possiamo effettivamente vedere cosa sta inquadrando. Qua possiamo cambiare tutti i parametri di scatto, quindi io li posso cambiare sia sulla macchina fotografica che da qua e ovviamente poi si sincronizzano da una all'altra, d'accordo? Ora facciamo un attimo di nuovo una foto qua alla macchina che mi sta riprendendo, così, ok? Bene, allora come vedete ha scaricato immediatamente la foto e a questo punto io posso dire, bene, io sto facendo tutta una serie di foto in questa maniera qua, però voglio svilupparle in una certa maniera, che potrebbe essere o applicando uno dei preset che ci sono su Lightroom, eccetera, oppure dicendo, no, senti, qua la voglio fare in bianco e nero, decidendo io, in bianco e nero, con un contrasto molto elevato e tirando su l'esposizione, o che cavolo ne so, mettendo meno highlights, più shadows, qualcosa del genere, ok? Tutte le foto da qua in avanti voglio che abbiano quello stile. Benissimo. A questo punto è sufficiente, torno su Library, si può anche non fare, solo per renderlo un po' più veloce Lightroom. A questo punto, semplicemente da Develop Settings, noi possiamo dire o applicargli uno dei vari cosi che ci sono, se utilizzate dei preset, io li utilizzo praticamente mai, ok? Questi qua non mi ricordo se erano quelli che mi avevano regalato con una roba oppure se effettivamente fanno già parte di Lightroom. Non li uso, i preset per me non esistono, quindi sinceramente non mi ricordo a dove risalgono. Però potete usare un preset oppure dire same as previous, cioè applica le stesse modifiche fatte per la foto precedente, ok? Quindi a questo punto lui prenderà queste modifiche qua, quindi più 30, più 75, eccetera, e le applicherà anche alle foto successive. Quindi proviamo a rifare la foto all'hard disk che c'è lì, ok? E a questo punto, come vedrete, mi applica in automatico
il mio stile che ho deciso dalla foto precedente, ok? Quindi posso vedere effettivamente tutte le foto come vengono fuori fatte in questa maniera, d'accordo? Quindi è molto molto semplice scattare in tethered. Ha dei pro, ha dei contro, tipo che potete portarvi via il computer e far cadere tutto, però alla fine da utilizzare è veramente semplice e permette di vedere in maniera più grande applicando degli stili oppure utilizzare macchine fotografiche in maniera remota, eccetera, d'accordo? Spero vi possa essere utile. Qua sotto trovate il link per il cavo, quello che utilizzo io, che è quello appunto della Tether Tools, che costa carissimo, ma se volete andare tranquilli con quello siete veramente super tranquilli che funzioni e soprattutto che si veda. Se non volete comprare Tether Tools ma volete scattare tethered, provate con altri cavi, ma mi raccomando cercate di trovarli visibili, perché il cavo nero, la probabilità di inciampare in esso è veramente veramente elevata quando si lavora. Quindi mi raccomando, fate bene attenzione anche al colore del cavo, che è una cosa che di solito non si valuta minimamente. Detto questo, spero vi sia stato utile, ci vediamo alla prossima, ciao.